Ultima giornata delle fiere zootecniche internazionali di Cremona con la visita del sottosegretario Pizzetti. Dopo il ministro Martina, un altro esponente del governo su questo palcoscenico centrale per l'agricoltura italiana. Il governo, con atti concreti, anche con le leggi di stabilità, ha prodotto molti investimenti e molte risorse a favore del mondo agricolo e del sistema agroalimentare. Per cui queste visite, diciamo, non sono visite di cortesia, ma sono visite di interesse e di sostegno, sia quella del ministro Martina, sia quella mia in quanto presidenza del Consiglio. Io penso che la fiera di Cremona, continuiamo a dirci, è una fiera di eccellenza, lo è davvero. Non sono storie che ci raccontiamo così per dormire bene la notte. E penso che questa eccellenza vada sostenuta, in primo luogo evitando le divisioni sul territorio. Chi può far male a questa fiera è solo il territorio che si divide. Ecco, da questo punto di vista lei già all'Assemblea della Libera aveva lanciato questo appello a una capacità di superare i conflitti. I segnali però stanno andando in direzioni diverse. Sì, sono segnali sbagliati. Io penso che i segnali debbano essere riprogrammati. Riprogrammano i satelliti, riprogrammiamo anche i segnali, diciamo, nel mondo agricolo. Penso che, appunto, come dicevo, l'eccellenza del territorio, tra l'altro non è solo un'eccellenza, questo è uno snodo fondamentale per il sistema economico territoriale. Non è solo un problema che qui ci sono belle cose, aziende importanti, è proprio il fatto che attraverso queste belle cose e aziende importanti ruota un'economia che è fondamentale per il territorio. Per cui io penso che bisogna davvero, magari anche superando legittime aspettative di singole associazioni, magari anche superando tensioni che sono generate tra i gruppi dirigenti delle associazioni, magari anche superando, appunto, elementi di difficoltà che si sono manifestati nel corso degli anni, io penso che questo sia davvero il momento di svoltare. E per svoltare penso che, appunto, serva che tutto il territorio insieme, senza distinzione, a partire dal mondo agricolo, si ritrovi una coesione e tutti insieme si faccia un investimento su questa fiera, che non può essere lasciata a se stessa. Nel mondo globale, se una realtà come questa, per quanto bella e importante, viene lasciata a se stessa, alla fine poi si perde. Poi evitiamo le lamentazioni e le geremie. Il mondo fieristico è anche oggetto di una complessiva ristrutturazione, panorami di aggregazione. A Cremona Cremona sta coinvolta nel progetto di Lombardia Fiere. Secondo lei il futuro di questi poli, una sola grande fiera in Lombardia, come può essere lo sviluppo? Io penso che intanto la gran parte delle fiere sono in difficoltà, a testimonianza della crisi che c'è stata nel corso del tempo e probabilmente di un modello che da solo singolarmente non regge più. Una delle fiere che diciamo, ha subito di meno le difficoltà e la crisi e anche dal punto di vista dei bilanci è in condizioni, non dico ottimali, ma certamente positive, è la fiera di Cremona. Quindi io penso che siano state gestioni positive, penso che però le gestioni positive non bastino più. Penso che, appunto, piccoli poli non abbiano futuro. Penso che servano aggregazioni, penso che servano proiezioni internazionali ancora più rilevanti e per avere queste proiezioni internazionali servono poli molto più forti, molto più condensati. Per cui lo sforzo di aprire questa fiera a realtà anche extra cremonesità è uno sforzo che io ritengo assolutamente utile, di più necessario. Grazie mille.